autoconsumo collettivo e comunità energetica. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice. A cura di Alessandro Bari. Allora, autoconsumo, che cos'è questo autoconsumo? Beh, io non lo so, andiamo a chiederlo a un esperto. E a quale esperto lo chiediamo? Beh, L'esperto del giorno. l'esperto del giorno è lui, Alessio Piamonti, che ha cambiato postazione e ha cambiato anche telecamera, quindi computer, sfondo e tutto quanto. E di conseguenza ti vediamo un po' violaceo oggi, una pelle bella violacea che fa pandan con i tuoi occhioni azzurri. I miei occhioni azzurri e Quasi tutti i miei azzurri. quattro capelli. I tuoi quattro capezzoli, perché oggi la notizia del giorno è che il Piamonti mi ha rivelato che ha quattro capezzoli, due al posto corretto e due appena più piccoli, 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 più in basso, giusto? Perché te, quando hai avuto i tuoi quattro figli, li hai allattati tutti contemporaneamente. Proprio così. Allora, caro, sei in veste di esperto del giorno e quindi io ti chiedo, come di consueto, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione progetto elettrico SRL e mi occupo anche di divulgazione di argomenti interessanti per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico. Molto bene. Allora, che cos'è? Allora, tu mi hai detto, facciamo una puntata su autoconsumo collettivo e comunità energetica, perché questo periodo se ne parla veramente tanto. E io, che fungo da ignorante in questa trasmissione, quindi io so benissimo che cos'è, ma la mia scena è proprio quella di fingere di non sapere una mazza, e quindi ti chiedo, che cos'è l'autoconsumo intanto, e poi che cos'è l'autoconsumo collettivo e questa benedetta comunità energetica? Ok, prima però voglio dire che mentre io facevo la mia presentazione, devono sapere gli ascoltatori, c'eri te che facevi tutte le mosse, tutte le boccacce per disturbarmi. Allora, non devi andare fuori dal seminato, noi siamo professionisti e devi parlare solo ed esclusivamente di ciò che compete ai Giusto, nostri giusto. ascoltatori e quindi delle cose serie e quindi dell'autoconsumo, perché le persone in questo momento si aspettano di parlare dell'autoconsumo, ok? Lo ritengo corretto ed ecco perché ti faccio una domanda. Vai! Ovviamente parliamo di energia elettrica, Sì. autoconsumo di energia elettrica. Ora, quando l'energia elettrica transita nelle linee elettriche, nonostante sappiamo che il buon Tesla abbia inventato la corrente alternata e invece Edison era rimasto alla continua, no? Tutti quei problemi, vabbè. Ora, quando questa corrente alternata transita nelle linee elettriche, cosa succede? Quella che parte è uguale a quella che arriva in fondo? C'è No, la una corrente. dispersione. La corrente è la Esatto. stessa. Cioè, diciamo No, così, una c'è. perdita di potenza. Poi Ok. ci può essere una caduta di tensione, Per eccetera. effetto Joule. Bravo, bravo, esatto. Quindi, caro Alessandro, Sì. se tu diminuisci la corrente che transita in queste linee, Sì. cos'è che diminuirà anche? Anche l'effetto Joule. Esatto, di E quindi anche la conseguenza. dispersione termica. Bravo, avremo meno perdite di potenza, quindi avremo un sistema elettrico che avrà un rendimento maggiore. Considera che indicativamente il sistema elettrico nazionale ha un rendimento del 43%, quindi vuol Porca, dire che. pensavo di più. No, cioè, attenzione. 43% è inteso che per produrre, diciamo, un'unità di energia utilizzabile dall'utente, a monte ne deve essere prodotta quasi due, Sì, anzi, più di due. più di due. Okay, più di due. Ok. Quindi, se noi riusciamo ad autoconsumare l'energia che ci produciamo in loco, capisci che è una bella cosa. Come puoi fare innanzitutto a produrre energia? Cosa ti viene in mente? Tante cyclette con delle enormi dinamo. Sì, e delle belle chiappe che pedalano. Bravo, davanti. Ok. Sì.
fotovoltaico, eolico, poi che cosa? Comunque idroelettrico. Bravissimo. Sai che dove sto prendendo, dove sto comprando io la fattoria? Se Dio vuole che ce la faccio, che la burocrazia in Italia è una fucilata sui maroni. Porco cane, come si allunga il brodo, te non hai idea. È pieno di centrali idroelettriche. Basta, volevo solo dirtelo così. Però hai detto una cosa interessante, perché tutte le fonti di produzione di energia che hai menzionato non sono fonti qualsiasi, ma sono rinnovabili. Bravo. Perché non ti ho detto il carbone. Bravo. Infatti l'autoconsumo bisogna farlo, cioè questo discorso che ti sto per fare è legato anche all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Ah. Ora, se uno si fa il suo bel impianto fotovoltaico classico, senza batteria, senza niente, nella sua abitazione, riesce ad autoconsumare una percentuale dell'energia che produce, che può essere più o meno alta. Io vedo che indicativamente siamo nell'ordine del 30%, 35%, poi dipende quanto uno è bravo, dipende dalla taglia dell'impianto, dai consumi, se è a casa il giorno, se è a casa solo la notte, eccetera eccetera, però si autoconsuma circa un terzo dell'energia prodotta, così per dare un numero indicativo. Sì. Se ci butto una batteria, magari tranquillamente riesco anche a raddoppiarlo questo numero. Potrei addirittura arrivare anche a un 80%, dipende. Perché lo sfruttiamo anche la sera, cioè si accumula l'energia che noi andiamo a sfruttarlo la sera. Bravissimo. E questo che ti ho appena detto è l'autoconsumo individuale. Ok. Se abbiamo invece un sistema che permette a un intero edificio di fare questo autoconsumo fra i vari utenti, ecco che si parla di autoconsumo collettivo. Tu prova a pensare. Quindi te dici un condominio come il mio dove abito adesso, che è un condominio piccolissimo di 90 famiglie, se avessimo il tetto tappezzato di fotovoltaico di proprietà del condominio, poi questa energia verrebbe distribuita all'interno del condominio a tutti. Una roba del sì, genere. Ma non è necessario che sia di proprietà del condominio. Potrebbe essere anche dei singoli condomini. Addirittura, se lo fanno i singoli condomini, attualmente, mentre stiamo registrando questa puntata, sappiamo che ci sono le detrazioni del 50%, quindi sull'installazione del fotovoltaico. Okay. Quindi uno si fa un'installazione godendo della detrazione del 50% e poi dopo distribuisce questa energia all'interno della rete condominiale. Con quali vantaggi? Primo, autoconsumo, quindi se autoconsumo l'energia non la compro dalla rete, mi risparmio dei soldini. Certo. Secondo, non pago quindi gli oneri che servono a garantire, cioè, una parte degli oneri che servono a garantire comunque lo sfruttamento delle reti, perché io non l'ho sfruttata la rete, me la sono prodotta e consumata in casa. Posso godere della vendita di questa energia in surplus che non autoconsumo. E quarta cosa, che è la più interessante, l'energia scambiata, quindi quella che viene, diciamo, autoconsumata dai vari membri, quella viene remunerata con un incentivo. Ah, allo stato attuale. Allo stato attuale, sì, ma è una novità di poco tempo fa, pochi mesi fa. Ah. Dei vari membri, perché cioè, bisogna creare una sorta di gruppo. Bravissimo, bisogna creare una sorta di gruppo che deve essere, cioè ci va, bisogna fare una sorta di contrattino, okay? Sì. Quindi ci sarà presumibilmente, se parliamo di condominio, l'amministratore che sarà il referente, e chiunque può avere libero accesso, libera uscita da questa comunità. Vengono sfruttate le linee elettriche esistenti, quindi viene immessa l'energia attraverso il contatore, viene buttata nella piccola parte della rete condominiale e viene riprelevata dal contatore di un altro condomine. Cioè, quindi, il gruppo non potrebbe essere una via, cioè deve essere un edificio. Il gruppo, intendo, non potrebbe essere una via. Il gruppo potrebbe essere una via, potrebbe essere un quartiere, potrebbe essere una città. Ma a quel punto non si parla più di autoconsumo collettivo, bensì di comunità energetica.
sono passato io al gradino superiore. Ok, quindi tu dici autoconsumo privato, lo chiamavi, o singolo, come lo chiamavi? Autoconsumo individuale. Individuale. Autoconsumo individuale, io mi metto il mio fotovoltaico sul tetto, fine dei giochi. Autoconsumo collettivo, se faccio parte di un condominio o un complesso residenziale, come possono esserci anche una serie di villette dentro proprio un residence, quello lì è un complesso residenziale, quindi ancora autoconsumo collettivo, immagino. Quello dovrei verificare, perché in questo momento sto studiando anch'io, no? Perché è una novità abbastanza recente, quindi ci sono alcuni vincoli, come ad esempio la potenza massima dei fotovoltaici, eccetera. Però okay, l'importante è divulgare questa cosa, perché possono esserci tanti benefici. Perché è vantaggioso per tutti, perché certo, è fondamentalmente vantaggioso per tutti, e anche per la natura stessa, per il nostro pianeta. Sì. Ti dirò un'altra cosa. Tu ti ricordi l'intervista al buon Paolo Schione? Sì. Ecco, potremmo anche organizzare, oppure la organizzi te, un'intervista un po' più specifica, perché lui sta creando una grossa comunità energetica dove sta lui, e quindi tutta la parte contrattualistica, come gestire le varie cose, potrebbe essere interessante divulgarlo. Sciopa. Grazie. Sì, tra l'altro il Paolo, insomma, ho annusato, si stia avvicinando sempre più, oltre ad essere è stato un ospite, però potrebbe diventare un esperto, giusto? Potrebbe diventarlo, secondo me, visto che gli esperti sono persone, almeno io le ritengo eticamente corrette, credo che lui possa tranquillamente farne parte. Ok, allora, detto ciò, sicuramente sì, possiamo approfondire questa cosa anche con lui. E cosa dovremmo sapere noi su questo autoconsumo? L'autoconsumo collettivo? Dobbiamo sapere che come minimo ci devono essere due utenti. Ambedue saranno consumatori, ma almeno uno dei due deve essere produttore. Quindi, se vogliamo usare il termine tecnico, cioè, perché per farne parte non devi essere necessariamente anche produttore, cioè tu puoi farne parte come, diciamo, utente. Sì, esatto. Ah, hai capito. Almeno un produttore ci vuole, perché sennò tutti. Esatto, poi ce ne possono essere più di uno. Questo particolare utente, che è sia produttore che consumatore, prende il nome di prosumer, quindi produttore e consumatore. Ah, viene, okay, deriva dall'inglese. Il producer e consumer. Esatto. Ti voglio fare un esempio. Vai. Tu adesso che stai facendo la tua fattoria, o comunque la tua attività legata a quella cosa lì... quello che lo sai te di dire, sì, no, che poi io romperò le balle a un progettista che conosco, uno della quale mi fido veramente tanto, e faremo una puntata sul come fare il progetto, come le idee giuste, eccetera, perché questo progettista dovrà farmi il progetto, chiaramente. Vabbè, ho aperto e chiuso una parentesi. Vabbè. Con che tristezza mi rispondi. Suppongo che sia quello là del bar, quello che doveva fare. No, decisamente no. No, è uno di Forlì, te non lo conosci, è uno bravo. Ah, ho capito. Va bene, quindi torniamo a noi. Vai. C'è caso che tu, adesso quando analizzeremo bene la questione, c'è caso che tu possa farla questo autoconsumo collettivo, quindi... Come faccio? Cioè, con i vicini? Collettivo non posso quello della comunità energetica. Ma non è lo stesso edificio? Cioè tu non hai un edificio in cui c'è una parte di abitazione e una parte di produzione, chiamiamola così, un'attività. Sì, è vero, produttiva. E c'è anche un altro appartamento, sì. Ecco, allora, ci sono sarebbero tre sub. Quindi sarebbe casa mia, casa della suocera, per intenderci, e la parte di produzione. Ecco, ci guarderemo quando sarà il momento, però tu potresti
ricadere in questa casistica. Quindi figo, fate il fotovoltaico e sull'energia che vi scambiate fra di voi, che siete sempre voi alla fine, vi beccate anche una remunerazione, che proprio schifo non fa, anche se non è tanto, comunque. Vabbè, oh, sempre qualcosa meno qualcos'altro va sempre bene. Quando c'è da pagare, se c'è da pagare di meno, insomma, volentieri, no? Esatto. Poi Alessandro, diciamo che potremmo organizzare una successiva puntata con tutti i dettagli, con una cosa molto più approfondita. Adesso io avevo piacere di divulgarla questa cosa qui, perché credo che ci possano essere anche degli sbocchi interessanti per gli elettricisti. Ovviamente non l'ho detto, ma è ovvio che ci vorranno dei misuratori che verifichino queste energie, eccetera eccetera, ma ci arriveremo e ne parleremo. Ok, quindi tu dici, fa bene al pianeta, fa bene a chi si scambia l'energia, quindi agli utenti, fa bene all'elettricista che ci deve mettere del lavoro per produrre questa cosa qua, fa di conseguenza, cioè è un argomento che fa vincere tutti, non ha alcun senso non approfittarne. Certo, per chi deve già fare fotovoltaico, non è che lo fa apposta, per chi aveva già intenzione di fare fotovoltaico, conoscere questa cosa, avere queste informazioni è molto utile. Quindi noi professionisti dobbiamo conoscere per portarle dai nostri fornitori. Quindi anche il nostro amico Davide che installa impianti fotovoltaici in Romagna o in Emilia-Romagna o in Emilia, non so la differenza tra le varie parti. Cosa dici? C'è la differenza tra l'Emilia e la Romagna? Basta, chiudo. È brutta l'ignoranza. C'è rivalità, tra la Romagna e l'Emilia. Ma sì, amiamoci tutti con i nostri quattro capezzoli, dai. E quindi, dicevo, porta vantaggio a tutti. Cosa dobbiamo sapere su questa infarinatura? C'è altro da dire o niente? Volevi solo rendere pubblica l'argomento generico per poi approfondirlo in futuro? Sì, pensavo di fare così, anche perché in questo momento non sono nemmeno io preparato al 100%, quindi non voglio rischiare di dire cose che non sono corrette. E questa è una cosa che mi piace di te, questa è una cosa che veramente mi piace di te. Ne approfitto per spezzare una lancia a favore sia di tutti i progettisti, ma anche dei vari elettricisti che comunque si vogliono tenere aggiornati, che si danno da fare. Oltre il lavoro manuale di progettazione, di installazione eccetera, c'è anche tanto lavoro che i nostri clienti non vedono, che riguarda appunto lo studio delle normative, lo studio dell'evoluzione tecnologica. Quindi secondo me è importante farlo percepire ai nostri clienti finali, perché non siamo dei tirafili, non siamo dei disegnatori e basta, ma dobbiamo sempre stare aggiornati e ci porta via tanto tempo. Certo, è il tempo, è denaro, quindi teniamone conto. Ragazzo, allora ti ringrazio per queste perle di saggezza, ringrazio per il tuo racconto, per le tue informazioni, ti saluto, ti abbraccio, come saluto e abbraccio e ringrazio chi ci ha ascoltato tramite podcast guidando il loro bellissimo furgone. E anche quelli che ci hanno guardato il nostro bellissimo volto, ma specialmente il mio, il tuo un po' meno, però il mio è veramente eccezionale volto. E non dimentichiamoci, ragazzi, teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io faccio autoconsumo collettivo.